invece una buona notizia, è stato recuperato un corpus archivistico che giaceva nei locali di un'azienda di traslochi, ora potrà essere consultato anche grazie all'interessamento della Scuola Normale Superiore. Corpus archivistico dal valore storico inestimabile verrà messo a disposizione degli interessati. Sì, questo è uno degli interventi che la Scuola Normale sta facendo in questa direzione. Il nostro centro archivistico si sta arricchendo sempre di nuovi materiali che cercheremo di rendere fruibili alla popolazione e agli studiosi, evidentemente. Questo è un passaggio importante di collaborazione col Ministero col MIBACT, che ha contribuito con un suo progetto a questa realizzazione, e noi ci siamo resi disponibili e riteniamo che questo sia un primo passo importante verso, come dicevo prima, la creazione di un centro archivistico della scuola sempre più ampio. Ma questo è proprio un caso di salvataggio, perché questi documenti erano conservati in condizioni non consone? Questi erano in un deposito, in condizioni ai limiti della conservazione. E noi abbiamo fatto un'operazione abbastanza veloce, perché tenga conto che in un mese e mezzo li abbiamo resi disponibili, destinando una delle sale della biblioteca temporaneamente, la sala Bonaini, l'avremmo appena inaugurata, a conservarli, ma in prospettiva avremo una sistemazione più consona nell'arco di un anno e mezzo, perché stiamo realizzando nuovi spazi per gli archivi della scuola.